Bentornati su Marco Tech Experience. Ho fatto la prova di installare la CPU AMD 7950 col metallo liquido per le ultime evoluzioni della Intel. I processori di 13esima e 14esima generazione hanno problemi di microcode, blue screen su Windows. Io non ho ancora mai avuto questi problemi, però ho detto meglio prevenire che curare. E allora ho preso la AMD in Ryzen 9 7950. Questo poi lo deleterò, praticamente gli tolgo il heat spreader e lo sostituisco con questo qua, DirectI, e con metallo liquido che ho qua. Ho preso la scheda madre Aorus X670E Aorus Pro, che è una scheda madre. Questa scheda madre ha anche il PCB completamente bianco e AM5. Allora andiamo a unboxare la CPU. Questo è AM5, che c'ha qui freccia per installare la CPU con la freccia d'oro qua. Installiamo la CPU. Allora, ho installato provvisoriamente All-in-One e provvisoriamente, perché lo tengo, lampada va e segnale c'è. Posso spostare con le mani. Sopra Hitspada è andato via. E qui c'è la CPU senza il Hitspada. E la CPU si è rotta, anche la scheda madre, la ACE. Allora installiamo la scheda madre. Non farmi smontare di nuovo questo qua.
nuovo. Wow! Allora, eccoci qui. Ho deciso prima di installare il water block della CPU, dove mostro la temperatura della CPU, che adesso è totalmente in idle, quasi idle, che non sta facendo praticamente niente, è di 53 gradi. Qua è mostrata la temperatura attuale della CPU, che ricordo è una AMD 9950 che va a 5800 MHz. Ho visto anche 6 MHz, si vede 6000 MHz, e ha un minimo di overclock della scheda madre, in quello standard della scheda madre, che ricordo un MSI. Adesso facciamo partire anche Cinebench, che è lanciato così senza, con tutti i programmi in background e tutto, fa comunque 42.000 e qualcosa punti. Temperatura, come si vedeva, a 95 gradi, e adesso le ventole stanno girando, e questa è la temperatura che è andata su a 95 gradi, e la temperatura sta scendendo piano piano, però ha fatto 41.108 punti. Questo qua con la 13900 KF, se lanciavo Cinebench faceva 38-39.000 massimo, quando lo spingevo tanto andava su anche 40.000, oltre 40.000 sono mai arrivato. Ok, poi adesso installerò Waterblock della Kio Next. Questo è il Kio Next con la base in argento. Questo fa molta riduzione di calore. Invece questo video qua dimostra che il Kio Next normale rame è meglio che il Kio Next con la base in argento. Acqua Computer Cooled Kio Silver ha un punteggio di conduzione di calore di 390 punti, e il Acqua Computer Krios Next in rame ha un punteggio di 397. E quindi facciamo un cambio, ho potuto mandare indietro la versione con argento e l'ho cambiata con quella in rame. Moto l'Arctic Liquid Freezer 360 della Arctic, che ho preso in bianco, e adesso lo smontiamo e lo sostituiamo con il Kio Next in rame. Ho preso le ventole della Fantex D30-120, che sono quelle reverse, che puoi mettere lo stesso con la facciata davanti, ma tirano dentro l'aria invece di tirarla fuori. Sono anche loro daisy chain, cioè posso collegarne tre insieme con un solo cavo. Ho preso anche il cavo Streamer Plus perché pensavo che fosse rotto quello vecchio che avevo, invece collegandolo correttamente ho visto che non era rotto, ma era solo collegato male. Ecco, Kio Next installata, ventole Fantex installate, e sembra tutto funzionare. Quindi adesso vi ricordo di iscrivervi al canale,
di lasciare un like se vi è piaciuto. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qua. A breve arriverà anche il video del matrimonio. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!